usato Bluette per Kate. Da oggi partono i saldi in tutta Italia, 6 italiani su 10 pronti ad approfittare degli sconti. Via i saldi in tutta Italia, con qualche giorno di anticipo rispetto al solito. Fa eccezione solo la provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 14 luglio. Durata e modalità variano da regione a regione. Un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti racconta che oltre 6 italiani su 10 sono pronti ad acquistare approfittando degli sconti, con un budget di 213 euro a famiglia, circa 90 euro a persona. Il 61% degli italiani prevede di acquistare almeno un articolo, ma il 30% dei consumatori è disposto a comprare solo in caso della giusta offerta. Per questa stagione di sconti estivi, Confcommercio stima un giro d'affari di 3,4 milioni di euro. La caccia allo sconto è motivata dagli inevitabili tagli al budget per abbigliamento e calzature durante l'anno, colpa del caro vita, ma anche dall'improvviso cambio delle temperature. Per la CNA gli sconti non riusciranno però a ribaltare il trend negativo delle vendite. Tutto pronto dunque, dai negozi fisici a quelli online, con un'importante novità. Entra in vigore il nuovo codice di consumo, che prevede regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi a garanzia dei consumatori, previste sanzioni più pesanti in caso di sconti solo apparenti. Il cartellino deve indicare il prezzo originale, la percentuale di prezzo ridotta e il costo finale. I commercianti sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici, anzi è auspicata un'incentivazione dell'utilizzo. Siamo allo sport. Ieri il varo del calendario di Serie A per la prossima stagione. Si parte nel weekend del 20 agosto, il Napoli campione d'Italia debutta in casa del Frosinone.